precisamente voglio una capricciosa, una rosmarino e una pomodoro. Ah sì, siamo in onda. Bene. Salve a tutti amici youtubers e benvenuti a questa nuova e seconda puntata di Deck dei Mondiali, seconda parte 2004. Benissimo. Nel 2004 il campione è stato Masatoshi Togawa, giapponese. Neanche stavolta gli italiani hanno vinto. Vabbè, sarà per la prossima. Giapponese giocava Chaos Classic, un misto che veniva chiamato Chaos solo perché giocava BLS. Oh, ecco BLS. E Drago Imperatore del Caos e Emissario dell'Inizio, uno più forte dell'altro, che se lo buttavi in campo e l'avversario non ti giocava qualche trappola fortina o magia, ma dei magie ce n'erano e delle trappole forti ce n'erano a quel tempo, eri veramente nella merda. Perché ora vi spiego. DLS rimuovi un luce in oscurità o attacca due volte o ti rimuove un mostro dell'avversario. E questa è forte. Ma passiamo a quella più forte. Il drago imperatore del caos emissario dell'inizio. E questa, se viene buttata giù, ve la mette veramente nel culo. Allora. Se evoca nello stesso modo di DLS, posso pagare 1000 life points e manda tutte le carte dell'avversario della mano dell'avversario al cimitero e gli infliggi 300 per ogni carta mandata al cimitero. Allora, quanto mi gusterebbe adesso giocarlo? Perché faccio un meno 5 all'avversario se lo butto giù di primo e gli infliggo 1500 life points. Tocca a lui, pesca una carta in mano. E se l'oscura veramente tanto, gliel'ho messa nel culo. Poi andiamo avanti. Si giocava Breaker. Che spacca una magia e pompa di 300 col segnalino. Shining Angel che evoca un mostro luce di con 1500 d'attacco dal deck, 1500 inferiore, vabbè. I tre, guerriero di D, che quando viene distrutto in battaglia rimuovi il mostro che l'ha attaccato. Jinzo, che abbiamo spiegato nel video prima, nega tutte le trappole. Mago della fede, scopri ha di una magia dal cimitero. Kiko, infligge danno, bandi due dal cimitero all'avversario. Adesso andiamo a vedere il virus infetta tribù. Io questo non l'ho ancora letto, ma per essere bandita deve essere veramente forte. Allora, scarta una carta dalla mano e dichiara un tipo di mostro. Distruggi tutti i mostri di quel tipo dell'avversario sul terreno. Sti cazzi. Poi dicono non è forte. Noi però adesso siamo. Visto che abbiamo bandito pure Jackie, si poteva sbandire pure questa. Secondo me. Più che altro è lo scartare una carta così. Che dopo tipo mandi al cimitero. Facciamo un esempio, l'Iceworm. Dopo che questo scarti Viverna, distruggi tutti i mostri del tipo dichiarato, dell'avversario in più, la Viverna gli parte l'effetto. Per D. Poi. Scienziato magico. Paghi 1000 life points e avuti un mostro fusione di livello 6 inferiore dal tuo fusion deck. Ah, e non può attaccare diretto. Però la fusione. Però butta giù un livello 6 inferiore così è abbastanza sgrava come carta. Soprattutto in certi mazzi. Poi, vabbè, strega della foresta nera. Sanga, serpente sinistro, scarti quando viene mandato al cimitero, lo riadi sempre alla mano. Confisca, buco nero, scambio creature, tu dai un mostro all'avversario, l'avversario ne dà uno su a te. Tempesta, Graceful Charity, miraggio notturno, resuscitato, tre tifoni. Nobiluomo, schiacciare, spacchi un mostro con scoperto. Con la difesa maggiore
in caso di parità scegliete 2 Scapegoat, poi Witch Steel, strappa possesso, ogni turno denigra l'avversario ma prende il controllo di un suo mostro, la sentinella potente, sepoltura prematura e Pod of Greed. È l'unica carta veramente potente, ma proprio veramente veramente potente, che è riuscita a sopravvivere un anno. Perché se adesso creassi una carta del genere, manco 6 mesi e già ti tocca strapparla, perché è inutilizzabile. Poi, The Trappole, ci avremo la riflessa, doppio DT, anello della distruzione e Call of the Hunted. E già questa versione mi sembra più carina, è un mazzo un po' più bello di quello del 2003. Se vabbè, li unisci insieme diventa una roba veramente sgrava perché c'hai tutte le carte più forti dell'inizio con BLS e Drago Imperatore lì. Va bene, non ne parliamo. Passiamo prima all'extra. Sono tutte carte che potete evocare con lo stregone, no, con lo scienziato magico. E abbiamo limite dei mille occhi. Cos'è che fa limite dei mille occhi? Seleziona un mostro che l'avversario controlla sul terreno. L'equipaggio ha questa carta una volta per turno. Vabbè, in parole povere, tu prendi un controllo del mostro dell'avversario. O l'attacco diventa pari al suo, puoi fare questa cosa una volta per turno. E se sta per essere distrutto, distruggi il mostro equipaggiato. In più, da come ho capito, se questa carta rimane scoperta sul terreno, i mostri non possono cambiare la propria posizione. La loro posizione di attacco. Poi andiamo a Ryu Senshi, si chiama. Allora, un mostro fusione. No, no, evocato tramite fusione. Vabbè, l'unico effetto che si usa è il fatto di scartare. Deve pagare 1000 points e deve negare una carta magia che la bersaglia. In più è un 2000 d'attacco, mi sembra che non si vede bene. O 2000 o 2008, vabbè. Qua non si vede. Aspettate. No, niente, scusate, nient'altro. Poi abbiamo Darkfire Dragon, che vai solo per offrire come tributo. Poi Fiend Skull Dragon. Un mostro, vai, ecco. Allora, il suo effetto è che può negare gli effetti dei mostri scoperta, che hanno effetto scoperta, e nega gli effetti delle carte trappola che targettano questa carta. E se fai questo, distruggi quella carta trappola. Cioè, può negare gli effetti dei mostri che hanno effetto scoperta e nega anche gli effetti delle carte trappola che lo targetano, poi distruggono quella carta. Scusate se gli effetti non li dico bene, però sono scritti in inglese, non sono a cima. Allora, poi abbiamo Dark Balder The Terrible.
Quando questa carta, no, quando una carta magia normale è attivata, posso pagare. Allora, quando una normal spell card is activated, negate the effect by paying 1000 life points. This effect of an effect destroys as a result of battle is negated. Cioè, quando l'avversario attiva una carta magia normale, voi pagate 1000 life points e lo negate. Questo effetto è l'effetto di un mostro. Boh, non lo so, questo l'ho andato a vedere, che non riesco a tradurlo un pezzo. Poi abbiamo Punishy Day Hegel, Giltia Dedic Knight, The Re Musicista e Flame Ghost. Scusate per la pessima traduzione in inglese delle carte fusioni, però non le ho mai viste, quindi è anche abbastanza difficile tradurre l'effetto. Però più o meno questa dovrebbe nega carte magie pagando 1000 life points. Se volete saperne di più, andate su internet, scrivete Dark Balter The Terrible e ve la cercate. Quindi da Cappello di Paglia 97 è tutto, commentate, iscrivetevi, mettete mi piace, vi aspetto al prossimo video con la Deck Profile Mondiale 2000, 2005, quindi bella e al prossimo video.